È tutto pronto a Gallicano per la 42esima edizione della fiaccolata natalizia di Gallicano e Valle del Serchio, che si svolgerà sabato 18 dicembre. Quest'anno la manifestazione ritorna a pieno regime, dopo quella dello scorso anno a cui avevano preso parte solo le istituzioni. Ma la novità di quest'anno è che l'iniziativa benefica ritorna vicino al Natale e riacquista anche la denominazione di Fiaccolata Natalizia. Si tratta di un evento di solidarietà nato 41 anni fa per merito soprattutto di due insegnanti, Duse Iemetti e Alma Castelvecchi. Ancora una volta la Valle del Serchio accende la solidarietà e anche quest'anno, il 18 di dicembre, vi aspettiamo perché c'è tanto bisogno di raccogliere fondi per le innumerevoli finalità che ogni anno la Fiaccolata di Gallicano si propone. Come sempre sarà un programma molto intenso che coinvolge tutta la Valle del Serchio, ma soprattutto tante associazioni con l'obiettivo di raccogliere fondi per varie criticità, sia internazionali che locali. Tra queste l'aiuto per le missioni in Papua Nuova Guinea, per i malati di AIDS in Ruanda con Amata Africa e poi tante associazioni locali, tutte di alto profilo morale. Inizia il pomeriggio con degli stand gastronomici, prosegue poi con la parte un pochino più istituzionale dove c'è la presentazione dei vari personaggi che partecipano tutti gli anni alla fiaccolata, le autorità con la benedizione del parroco, poi c'è l'inizio alle ore 20 della fiaccolata vera e propria. Poi si prosegue con una cosa importante quest'anno per condividere un segnale di speranza e di felicità per tutti, una pasta asciutta per tutti i presenti alla fiaccolata. Quindi ecco, è un momento di condivisione importante. Ritorniamo un po' al passato, l'avviciniamo al Natale perché deve essere un momento di solidarietà e un momento di gioia per tutti coloro che vorranno partecipare a questa accensione di migliaia di fiaccole in tutta la vallata.